sì, comunque la fotografia effettivamente per me è stata la palestra iniziale. Mio padre fotografo, fin da piccolino ero solito, insomma, fotografare tutto quello che mi capitava. Poi però non ho avuto una formazione accademica e ho studiato, per quanto riguarda l'arte, ho studiato tutt'altra cosa. E circa verso la fine dello scorso millennio ho iniziato a sviluppare una mia ricerca legata principalmente a forme, a scultura, e utilizzando principalmente due materie, il ferro e il vetro. Essendo a Venezia, avendo lavorato molto anche come fotografo per vari designer, artisti che si occupavano del vetro, ho avuto modo di approfondire questa materia, che è estremamente affascinante quanto facilmente percepita come qualcosa molto di kitsch, molto in cui non c'è ricerca, non c'è, c'è soltanto una forma di commercio fondamentalmente. Invece la materia ha un potenziale espressivo talmente forte che mi ha totalmente appassionato, e da quel momento ho lasciato la fotografia e mi sono dedicato principalmente alla scultura. Poi da quello, niente, si è aperto una sorta di vaso di Pandora e ho iniziato a toccare quasi tutte le forme di espressione, dall'installazione ambientale alla video installazione e anche alcuni prove di diciamo di video arte, insomma. Ecco, ma una costante è la luce sostanzialmente. Storia ai vertici delle varie aziende chimiche che hanno provocato la morte di moltissimi operai, celando la pericolosità del CVM della lavorazione, insomma, di questo per fare la plastica a Marghera, si era praticamente arrivati a un punto in cui tutti questi qui erano stati assolti, e di conseguenza, assieme all'Assemblea Permanente contro il Rischio Chimico, con i disobbedienti di Venezia, facciamo questa cosa qua. E Andrea, per l'occasione, appunto, creò proprio questo video del clown che fuma, fino ad arrivare quasi un autolesionismo che in qualche maniera metaforico della passività autolesionista che ormai la gente, a differenza che magari del 68, degli anni 70, aveva iniziato ad avere fondamentalmente. Da un punto di vista, siamo entrati con i tronchesi, è stata un'occupazione a tutti gli effetti di uno spazio bellissimo lasciato all'incuria per anni e anni e anni. E da lì praticamente siamo riusciti, nell'arco di qualche giorno e durante i giorni della vernice della Biennale, che ha avuto effettivamente una visibilità e anche una comunicazione di quello che accadeva, perché poi tutto partiva da là e si propagava anche in vari spazi pubblici della città. Il finale del tutto, sempre con l'avallo dei mutoidi, con due megalobi, era la prima notte dell'occupazione, anzi stava diventando notte, era buio, stava arrivando anche un temporale molto forte, quindi fino a 800, inizio a 900, ma molto particolare, no? Queste cose. E quindi all'interno di questo spazio nasce la discussione, no? Cioè, tutti i discorsi che erano stati fatti per un mese e mezzo con i disobbedienti per sottolineare il valore simbolico o comunque il linguaggio simbolico di un'opera d'arte, i disobbedienti sono scatenati quando Nema Jacanovic ha, come una delle prime cose che abbiamo effettivamente fatto, esposto questa bandiera che avevo voluto proprio fortissimamente, che era praticamente la molto grande, la bandiera dell'Europa, che è quella celeste con le stelline attorno, che male, no. Ovviamente, allora, e da lì praticamente nasce questa discussione appassionatissima, si è arrivati quasi a menarsi praticamente, in cui avevo la telecamera in night shot, quindi con un buon esito anche quella discussione, nel senso che poi l'operazione Mars Pavilion ha funzionato benissimo e siamo stati molto soddisfatti. Questo è il video talk show, il titolo di questo video è talk show. Mentre sabato italiano, sabato italiano, però io rimarrei allora ancora un po' con questo legame qua, cioè quello della non aprite quella porta. Non aprite quella porta, ok. Non aprite quella porta. Separazione. Allora a Venezia succede questa cosa che grazie a una comunione potentissima e fortissima tra poteri finanziari e poteri politici, si vuole fare questo obrobrio. Allora, se avessero aperto quella porta sarebbe successo quello che è successo alla Diaz, perché avrebbero sicuramente, erano proprio quelli là venuti da Padova, li hanno fatti venire con le cose. E io ho praticamente documentato tutto quello che accadeva e... Ecco, quindi è una costante questa, ad esempio la tua attitudine anche quando fai delle opere oppure utilizzi il video per documentare
questo aspetto documentale. Sì, che nascono, cioè, per caso poi. Il terzo video che noi vedremo, in effetti, anche lì è un momento documentale. Anche lì nasce per caso, anche lì nasce per caso. Scusa, posso non è un caso, non è un caso. No, no. Cioè, nascono non dal caso, ma dal tuo, ma certo, essere dentro questa cosa. Cioè, la tua opera d'arte, sei tu. Sì, no, ma dal caso no. Di cazzi e di fighe, e quella è la fotografia per questi tempi che abbiamo vissuto. Adesso fortunatamente c'è, e il video è lo stesso, no? A parte Rari Casi, sì, da Naumann, a Viola, eccetera. E Sabato Italiano. Sabato Italiano, invece, anche quello nasce. Quello. Berlusconi ha corrotto i giudici, che si riferiva al processo, eccetera, dove effettivamente ha corrotto i giudici, dopo è scattata la prescrizione. Allora, parallelo, cioè con l'audio in parallelo, per cui praticamente si vede da un mezzo monitor, a mezzo video, a mezzo schermo, la parte all'interno del taglier, cioè con tutti i Berlusconi festanti, eccetera. Dall'altra parte io seduto il mio cucinino e ascolto la radio che le stesse cose che dice. Per sottolineare ancora di più questa cosa, siccome l'avevamo presentata anche questa per Marco Aviglio, sì, l'abbiamo sottotitolato in inglese. Poi diventa ancora più straniante, perché sentire quello che dice Berlusconi e poi leggerlo anche in inglese, no? diventa favoloso. E quindi questo è molto ironico, però poi c'è questo finale in cui, vabbè, anche là il discorso, non siamo attori, però no, ho vissuto veramente profondamente, no? Quello che diceva il coro, eccetera. Poi magari andiamo anche... Dove sei? Anche Angelo. No, appunto, con Angelo, dai Angelo, ce lo facciamo qui, compagno, ti no? Cedo il mio posto, oppure ce lo cedete voi perché siete fieroni, grazie.